Benvenuti ai racconti della strega. Il mondo dei sogni non smette mai di affascinare. Ogni notte, a livello dell'inconscio, accade qualcosa di unico che ci permette di vedere immagini e vivere realtà differenti da quella cosciente di quando siamo svegli. Tra tutti i vari tipi di sogno, ce n'è uno che risulta essere più interessante sotto vari aspetti. Stiamo parlando dei sogni premonitori. I sogni che prevedono il futuro esistono o sono solo il frutto della nostra immaginazione? Miei cari, scopriamone di più. Buona magia! Secondo la definizione più accreditata, i sogni premonitori sarebbero quelle immagini oniriche che vediamo e viviamo di notte e che a distanza di un certo lasso di tempo sperimentiamo direttamente nella realtà. Così dicendo, andrebbero al di là del semplice sognare, perché ci metterebbero in contatto con situazioni che devono ancora accadere. Sarebbero un tramite con il futuro. Non ci sono ancora certezze su che cosa possa distinguere i classici sogni da quelli premonitori, ma secondo alcuni studi una prima differenza si potrebbe trovare nella loro origine. Sembra che i secondi nascano ad un livello meno profondo della nostra psiche, che possiamo definire anche come più avanzato. In quest'area, a cavallo tra conscio e inconscio, il cervello pare avere una sensazione, un'intuizione, che ha buone possibilità di avverarsi nella vita reale. Tutti i sogni mescolano al loro interno elementi della nostra quotidianità con cui entriamo in contatto tutti i giorni, ma quelli premonitori li mettono in una sequenza e in un contesto verosimili. In questo caso i sogni sembra si avverino. È naturale chiedersi se i sogni premonitori esistano davvero o se siano solo frutto della nostra immaginazione. Psicologia, scienza e studi più vicini al mondo dell'occulto e del mistero si sono spesso interrogati riguardo a ciò. Il padre della psicanalisi, Sigmund Freud, ha sempre negato il carattere divinatorio delle immagini oniriche. Secondo lui, infatti, i sogni premonitori non esistono perché ogni visione avuta durante la notte riporta a galla episodi, sentimenti e paure normalmente repressi, più vicini al passato rispetto al futuro. Se un sogno si avvera una volta svegli, per Freud è solo una coincidenza. Chi era di tutt'altro avviso, sempre nel campo della psicologia, è Carl Gustav Jung. Per l'allievo di Freud, infatti, esistono i cosiddetti piccoli sogni, ovvero quelli di cui non conserviamo memoria una volta svegli, e i grandi sogni, cioè quelli che durante il sonno ci mettono in contatto con delle energie primordiali, degli archetipi da cui tutti attingiamo. Sarebbero proprio questi ultimi a permetterci di vedere o prevedere possibili eventi futuri. Chi resta a favore della tesi di Jung ammette che si potrebbero rintracciare alcune caratteristiche che ci consentono di riconoscere i sogni premonitori rispetto agli altri. Per prima cosa, quelli dal carattere divinatorio sarebbero ricorrenti. Può capitare di sognare la stessa scena più notti di fila o comunque intervalli più o meno regolari. Poi i sogni, per essere premonitori, dovrebbero coinvolgere emotivamente. In realtà, proprio il loro essere pregnanti dal punto di vista emotivo sarebbe ciò che ci permette di ricordarli anche dopo i primi minuti in cui siamo svegli. Nonostante in tanti neghino la loro validità, ci sono sogni premonitori che sono passati alla storia.
Quello più famoso è sicuramente quello che riguarda la tragica sorte del Titanic nel 1912. Sull'affondamento del transatlantico e sulla sua premonizione sono state sentite centinaia di testimonianze, ma di queste ben 19 sono risultate attendibili e sono state prese in considerazione come sogni premonitori, nonostante la nave era stata sempre presentata come inaffondabile. Un altro sogno considerato premonitore è quello del celebre scrittore Mark Twain. Quest'ultimo raccontò di aver sognato il cadavere del fratello in una bara di metallo, posta nel salotto della sorella. Sul feretro ci sarebbe stato solo un fiore rosso. Alcune settimane dopo, Henry Twain, il fratello di Mark, morì in un'esplosione su un battello e il suo corpo venne messo proprio in una bara di ferro. L'autore americano testimoniò e scrisse che il giorno del funerale una donna posò una rosa rossa sulla salma del fratello. Esistono sogni che si ripetono nella realtà esattamente come li sogniamo. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, ha sognato per 3 notti di seguito il suo assassinio. La moglie e la guardia del corpo riportarono che Lincoln sognò di svegliarsi a causa dei singhiozzii della folla che disperata piangeva raccolta intorno alla sua bara e alla sua richiesta di spiegazioni gli venne risposto che era morto il presidente in un attentato. Lincoln sorrise nel raccontare di questo sogno, ma 10 giorni dopo fu colpito dal proiettile mortale nel celeberrimo attentato, noto in tutto il mondo. L'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, fu brutalmente uccisa nella sua abitazione a Los Angeles la notte dell'8 agosto 1969, all'ottavo mese di gravidanza, insieme a 3 suoi amici. Alcune persone dissero che Sharon sognò la sua orribile fine in un incubo. Nel 1966 Sharon si nascose dentro una camera da letto nella casa del suo ex compagno e non ne uscì per tutto il giorno, dicendo di sentire un pesante senso di preoccupazione. Aveva sognato un uomo entrare nella sua stanza. Scappò e cominciò a scendere le scale, dove vide una figura con la gola aperta in una forma spettrale. Negli anni successivi, Sharon era sempre più convinta che quel fantasma sulle scale fosse lei. 3 anni dopo, l'attrice fu vittima della follia omicida di Charles Manson e della sua setta. Sharon fu purtroppo pugnalata a morte. Questi fatti possono spaventare come al tempo stesso esercitare una certa attrazione. Non esistono ancora risposte sicure su cose ed episodi del genere, ma qualche volta credere che nella routine si stagli qualcosa di ineffabile può essere d'aiuto per sfuggire alla regolarità della vita di tutti i giorni. Tuttavia, la fisica quantistica apre uno spiraglio. La concezione del tempo in fisica quantistica è diversa da quella che comunemente usiamo noi occidentali, suddivisa in passato, presente e futuro. Si tratta di un tempo non lineare, dove 2 momenti temporali distinti possono essere connessi e interagire, e questo potrebbe spiegare scientificamente la possibilità di vedere il futuro.
Una concezione del tempo molto vicina a quella presente nelle culture diverse da quella occidentale, che si basano sui sogni come forma di conoscenza e che noi definiamo primitive, e che potrebbero invece avvicinarsi più della nostra alla comprensione della realtà. Miei cari, il mondo dei sogni è davvero interessante e rimane difficile da capire come si possa realizzare un sogno premonitore. Voi cosa ne pensate? A me è successo più volte di fare questo tipo di sogni, ma non saprei dare una spiegazione. E a voi è successo? Fatemi sapere nei commenti e spero vi sia piaciuto il video. Se è così, mettete un like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima storia. E come sempre, buona magia!